Bene amici di Tutto Hardware e Phones, in questo video risolveremo un problema della batteria collegata ma non in carica. E vi faccio vedere qua il problema. 0% disponibile, dice collegata ma non in carica. Questo problema solitamente è dovuto o a un arresto anomalo, quindi magari avevate il PC che si stava scaricando e si è spento all'improvviso, oppure qualche sbalzo magari di tensione che è potuto magari succedere nella vostra casa e che vi ha completamente sballato il computer. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di spegnere il PC. Ho spento poc'anzi il PC e dobbiamo adesso staccare l'alimentatore. Quindi dobbiamo staccare il connettore dell'alimentatore del nostro portatile. Una volta staccato il connettore, ci basterà semplicemente smontare la batteria del portatile. Per smontare la batteria del portatile, ci basterà semplicemente tirare queste due linguette. Verso, in questo caso verso sinistra, e la batteria uscirà senza problemi. Ovviamente in questo caso ho un PC con la batteria removibile, ma in vostro caso, se avete un PC con la batteria non removibile, vi tocca smontarlo. E quindi ovviamente la procedura in questo caso, se la batteria è removibile, è più o meno uguale per qualsiasi portatile. Vi basta solamente, troverete solamente delle linguette che vi basterà spingere e allo stesso momento dovete spingere e tirare verso l'esterno la batteria. Una volta tirata quindi la batteria, ci basterà nuovamente accendere il PC, collegandolo così all'alimentatore. Ok, adesso una volta che avete collegato il PC all'alimentatore, accendete il vostro PC e una volta che il vostro PC si è acceso, dovete semplicemente spegnere il computer. Quindi lo accendete e subito lo spegnete. Ok, una volta spento il computer, vi basterà staccare il connettore dell'alimentazione al portatile e dovete reinserire la batteria. Ok, una volta collegata nuovamente la batteria, collegatelo all'alimentatore e lo riaccendete. Se per caso non si dovesse sistemare, tra poco vi dirò un'altra possibile soluzione. Ovviamente non dovete escludere la possibilità che ci sia un problema alla batteria, perché se c'è un problema direttamente sulla batteria, l'unica soluzione da attuare è quella di sostituire la batteria del portatile. Ok, a questo punto passiamo al secondo metodo, ovvero spegnete al solito il PC, scollegate il cavo dall'alimentatore e scollegate la batteria. A questo punto, una volta scollegato il cavo dell'alimentatore e staccata la batteria, vi basterà tenere premuto per 30 secondi il pulsante di accensione e spegnimento. Quindi premetelo per 30 secondi, dopodiché riattaccate il tutto, quindi ricollegate la batteria, collegate il cavo all'alimentazione e vedete se la procedura ha funzionato. Infine, se per caso con il secondo metodo non riuscite a risolvere, l'ultima soluzione è quella di entrare su risorse del computer, tasto destro, andiamo su proprietà, andiamo adesso su gestione dispositivi, selezioniamo batterie con doppio clic, clicchiamo qua su tasto destro, su batterie compatibile con ACP Microsoft e facciamo disinstalla. Facciamo ok. Una volta fatto, dobbiamo riavviare il PC e vedere se si risolve. Se neanche con questo metodo, dovesse funzionare,
L'ultima soluzione è quella di sostituire, come ho già detto all'inizio, la batteria del vostro portatile. Per questo video è tutto, spero che il video vi sia stato utile. Per qualsiasi informazione o qualsiasi problema, non esitate sempre a lasciarmi un commento qua sotto. Ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti.